Abbiamo visto nella lezione precedente che il giovane Rebora pubblica nel 13 i frammenti lirici e abbiamo cominciato a fare una carrellata attraverso i frammenti lirici. Quello che emerge subito, anche da una lettura superficiale, è il cosiddetto espressionismo di Rebora. Una parola un po' complessa, nello stesso tempo troppo semplice. Espressionismo viene usato a proposito e a sproposito. A me piace riferirmi alla mirabile definizione che di espressionismo dà il tedesco Gottfried Benn, il quale riteneva che l'espressionismo letterario consistesse nella dissipazione della lingua in funzione della rappresentazione di un mondo dissipato. Nei frammenti lirici ci sono alti momenti di espressionismo reboriano perché effettivamente il poeta riesce a rappresentare questa dissipazione del mondo cittadino attraverso una dissipazione della lingua. Espressioni come il ghigno del cielo o l'idea che s'annida agli svolti rientrano perfettamente in questa categoria. Eppure, nonostante questa grande novità dello stile reboriano, quando i frammenti lirici sono usciti, la critica non colse la novità. Addirittura Emilio Cecchi definì Rebora un fiacco poeta idealista. Ed è stato l'inizio di un equivoco che a lungo è pesato sulla poesia reboriana, che è una poesia molto di idee, molto di contenuti, ma anche molto di stile, come abbiamo visto. Allora, cosa è successo? Che c'è chi ha considerato soprattutto le idee, i concetti, il contenuto, e ha detto questa è poesia. Pensiamo che siamo in un'epoca ancora in cui prevale l'orientamento crociano. Questa è una poesia troppo piena di cose, troppo piena di concetti. Se si guardava invece l'espressione linguistica secondo un'idea di purezza, di fedeltà alla tradizione, beh, Rebora da questo punto di vista era assolutamente fuori da ogni norma, per cui poteva essere giudicato male anche da quel punto di vista. A capire Rebora hanno cominciato i critici in senso lato ermetici, per esempio Contini, lo stesso Bo, Carlo Betocchi, è vero anche. Una critica più attenta alle implicazioni morali del fatto letterario. Poi dopo la guerra sarà anche soprattutto Pasolini, ma poi tanti altri, che capiranno l'importanza decisiva di Rebora nella poesia del Novecento. Intanto, dopo i frammenti lirici, Rebora comincia a scrivere, a pubblicare anche in rivista, comincia a conoscere ambienti letterari italiani, frequenta Boine, conosce diversi poeti, conosce gli amici per esempio della rivista La Raccolta. C'è la storia dell'amore per Lidia Natus, su cui torneremo nell'ambito di questo corso, un amore tragico che, come è definito così da Rebora, che si concluderà poi nel 19 con una rottura dei rapporti. Ma in questo periodo Rebora approfondisce la sua sperimentazione stilistica e in particolare nelle poesie e nelle prose liriche dedicate alla Grande Guerra raggiunge delle forme di tensione stilistica che sono davvero straordinari, che sono davvero qualcosa di inedito nel panorama della nostra poesia. Diceva il critico Giovanni Pozzi che certe poesie di guerra di Rebora fanno apparire anche Ungaretti, che a sua volta ha scritto famose poesie sulla Grande Guerra, fanno apparire Ungaretti come un fante compiaciuto. Leggo una prosa lirica dedicata a Rebora a una situazione di guerra in cui la guerra non è descritta, è rappresentata, fatta vedere, fatta toccare. Il titolo è Perdono, stralunò il giorno. Fungaia d'un morto saponava la terra a divano.
forse 3 settimane. Schizzavi il corpo in soffietto, dai brandelli vestiti, ma ingrommata la testa dal riccio dei peli spaccava alla bocca, donde lustravano denti scalfiti in castagna rigonfia di lingua, e palude d'occhi verminava bianchiccia per ghirigori lunari. Feci come per tergerlo al cuore, ma viscido anche il mio cuore. Perdono, diedi come fasciarlo di sguardi, ma senza bendi i miei sguardi. Perdono, mamma, ero un cosino che faceva pipì, una stella da bimbo. Perdono, era per sé irreproducibilmente creato. Viveva. E forse gliela volevi tu, sorte, una donna. Perdono, indicibile uno, strappato al segreto suo vivo, per sempre finito. Se per la gente a venire in grandezza caduto, l'immemore tempo è nessuno e non cade. Perdono? Staccatelo e seppellitelo qui, via, svelti. Come si vede è proprio una scena, immagine di un cadavere, il cadavere di un soldato che viene, che si decompone e viene staccato, come spiega tremendamente Rebora, e in qualche modo seppellito. Qui è interessante vedere come Rebora, per rappresentare l'orrore della guerra, contamini due grandi autori, e sono i suoi autori, Dante e Jacopone da Todi, però riaccendendo i due modelli al cospetto di un linguaggio che è sistematicamente fondato sul troppo, cioè sul traslato, sulla traslazione di significato di cui abbiamo detto nella lezione precedente e di cui diceva Leopardi. Il cadavere decomposto diventa così una fungaia che insapona la terra. La testa ingrommata come le ripe dell'inferno dantesco, la verminante palude d'occhi, i denti scalfiti. Questo richiama a uno dei testi più terribili di Jacopone, Quando t'allegri, uomo d'altura. Come si vede, anche in questo caso Rebora utilizza termini quotidiani, divano, per esempio, soffietto, e li applica a rappresentare realtà altre, realtà ben diverse. Questo è un tratto fondamentale dello stilismo di Rebora. Come si vede, succede a Rebora proprio quello che Gallarati Scotti, l'abbiamo citato la volta scorsa, diceva di Caterina da Siena. Le parole sono generate dalla cosa stessa a cui si riferiscono. Qualcosa di analogo in un'altra terribile lirica di guerra, quella che si intitola Vanno. Si può leggere solo qualche verso per mettere in rilievo almeno un'immagine. Cade il tempo d'ogni stagione e autunno è un nome. Salma di pioggia, terra e una gora incateratta al fosso. Il cielo addosso. Ecco, il cielo addosso è un'immagine straordinariamente moderna. Avrebbero potuto dire queste parole gli esistenzialisti dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è un'immagine che rappresenta in modo davvero straordinariamente efficace l'orrore della guerra. Finita la guerra e, come abbiamo accennato, finito anche l'amore, Rebora si dedica a un variegato apostolato laico, ispirato a una ricerca spirituale che si può dire in senso lato religiosa, ma solo in senso lato. Rebora si interessa a testi del messianismo slavo, traduce i russi come Gogol, Andreev, aveva imparato il russo attraverso Lidia Natos, la donna che ha amato. Addirittura si interessa di yoga, traduce e rielabora un libro, colui che ci esaudisce, o Gianardana, e
dirige, abbiamo anche questo già ricordato, una collana di libretti di vita per la editrice Paravia, collana che ha l'obiettivo di educare e affratellare il popolo. Poi fa conferenze specialmente rivolte a un pubblico femminile, conosce tra l'altro la pedagogista Adelaide Coari, che sarà importante anche in funzione della sua conversione. Adelaide Coari, pedagogista cattolica impegnata. Intanto nel 22, come ricordato mi pare Cicala, esce presso il convegno la seconda raccolta, i 9 canti anonimi raccolti da Clemente Rebora, un titolo che è in linea con l'attitudine all'autoannullamento che è tipica del nostro poeta e che culminerà dopo la conversione nel famoso voto di poter morire polverizzato nell'amor di Cristo. Nei canti anonimi, quella dicotomia tra reale e ideale, tra terra e cielo, tra uno e tutto che caratterizzava i frammenti lirici, si fa ormai più netta, più chiara, più pacifica e sembra implicare, per essere risolta, un salto di qualità di natura evidentemente non più razionale ma arrazionale. Lo stile stesso sembra pacificarsi in immagini più nette e talora persino disadorne, ma non meno potenti rispetto ai testi d'esordio. Fa parte di questa raccolta, dall'immagine tesa, la poesia più famosa di Rebora, quella in cui esprime lo spasimo silenzioso dell'attesa dell'amata. Ma per la posizione di congedo, proprio in chiusura di libro, la lirica è stata anche giustamente considerata come una sorta di promessa di conversione. Famosa la conclusione di questa poesia: verrà se resisto a sbocciare non visto, verrà quasi perdono di quanto fa morire, verrà a farmi certo del suo e mio tesoro, verrà come ristoro delle mie e sue pene, verrà, forse già viene il suo bisbiglio. Poesia che è stata più volte interpretata come attesa della fede, in base a certe testimonianze e anche a un'attenta analisi del testo. Sembra invece più probabile che Rebora avesse in mente Lidia, la donna amata, e sperasse in un suo ritorno. Ma non è importante, il fatto che Lidia fosse l'oggetto del desiderio e della speranza di Rebora non implica che Lidia stessa non possa essere considerata una sorta di ipotiposi della grazia di Dio. Ci sono altri testi, forse non meno significativi di questi, nella raccolta I Canti Anonimi. Per esempio c'è una lieve canzonetta dedicata alla campana di Lombardia. La Lombardia, la nostra pianura, è percorsa dal suono delle campane, i campanili così verticali interrompono la monotonia della piana e il suono della campana sembra davvero un po' il suono di qualcosa che viene da lontano, qualcosa che viene dall'alto. Rebora così la canta: campana di Lombardia, voce tua, voce mia, voce, voce che vai via e non dai malinconia. Io non so che cosa sia, se tacendo, risonando, vien fiducia verso l'alto di guarir l'intimo pianto. Se nel petto è melodia che domanda e che risponde, se in pannocchie di armonia risplendendo si trasfonde, cuore a cuore, voce a voce, voce, voce che vai via e non dai malinconia. Come ha scritto Luca Doninelli, la campana non dà malinconia perché è voce di qualcosa che è qui da sempre e non va via. Per questo è capace di guarire l'intimo pianto, quello che Montale avrebbe chiamato il nostro male di vivere. È una poesia a suo modo molto religiosa, anche se scritta da Rebora non ancora convertito.
In un certo senso, il suono della campana rende percepibile, rende fisico l'elemento spirituale, quasi rapprendendolo in suono. Un'altra grande poesia dei canti anonimi è quella a cui dedicheremo un'apposita analisi, al tempo che la vita era inesplosa, dove Clemente parla della vita della sua fanciullezza quando accompagnava nella campagna di Calolzio, vicino a Lecco, il Carlo contadino che con la sua sapienza magari da analfabeta, gli ha insegnato a capire il vero senso delle cose. Come vedremo in questa poesia, al tempo che la vita viene esplosa, Rebora sembra ritrovare il solco smarrito, sembra ritrovare la via smarrita. E sembra ritrovarla proprio nella spiritualità del Carlo contadino. Negli anni venti abbiamo visto che Rebora continua nella sua attività di insegnamento e di approfondimento anche, diciamo, culturale, mistico persino. Nel 26 pubblica dei versi, forse non bellissimi, ma profondi e profetici. In questi versi, per esempio, scrive: quel che ammonirono i libri santi, i nostri profeti traditi, ecco che viene avanti l'anticristo con falsi riti. Si lasciò dire, tutto è permesso, si vive una volta sola. Ed ecco, inaudito e commesso, il fatto annulla la parola. Come si vede, qui Rebora ci parla della nostra modernità, in fondo. Ci parla di un anticristo che viene avanti con falsi riti. Ci parla di una realtà in cui l'inaudito è commesso. Il fatto annulla la parola. Direi che c'è tutto l'oggi in questi due versi. Rebora capisce anche che la donna avrebbe il compito, forse la missione, forse la vocazione, di custodire l'arca di questo cuore che la modernità sta smarrendo. E quindi queste sono cose importanti. Nel 26 Rebora capisce che c'è una tendenza nel mondo a privilegiare il fatto sulla parola, il fatto sul logos, sul verbo, sulla parola che porta senso, sulla parola che ha senso. E nello stesso tempo dice che è la donna che sarà chiamata a custodire questa profonda verità. Il resto nella storia di Rebora è noto. Nel 28 al Liceum di Milano propone una serie di incontri sulla storia delle religioni. Arriva il turno del cattolicesimo, Rebora inizia a parlare degli atti dei martiri scillitani e, come scrive Margherita Marchione, cominciò a leggere gli appunti, parlavano di sette uomini e cinque donne davanti al proconsole Saturnino. Saturnino disse: «Non siate pazzi!» Cittino rispose: «Non temiamo altri che il Signore Dio che è nei cieli». Vestia disse: «Sono cristiana». Rebora non fu capace di proseguire. Cioè, quando Rebora sente che il proconsole romano Saturnino dà dei pazzi ai cristiani, i cristiani che credevano all'incarnazione di Dio, e quando Rebora capisce che questo è un messaggio che va diritto al suo cuore. Il giovane Rebora avvertiva la frattura fra cielo e terra, avvertiva come fosse doloroso, fosse anche irragionevole questa impossibilità di contatto fra cielo e terra. Adesso si accorge che la vera follia è quella di non credere a questo. Non è capace di proseguire, si converte. Certo, la paolina follia della croce gli sarà apparsa in quel momento tanto più vera e persuasiva della razionalità massonica in cui era cresciuto.
Trova cioè un senso ultimo alla bontà che aveva sempre generosamente prodigato. Poi Regola si farà rosminiano, il suo approdo rosminiano è ben raccontato da padre Carmelo Giovannini, oltre che dallo stesso padre Umberto Muratore e da Renata Lollo, e decide di rinunciare alla parola poetica, come rinuncerà anche ad ascoltare musica, era un patito melomane Rebora. Sono questi i famosi anni del silenzio poetico in cui Rebora si concentra totalmente nella sua vocazione religiosa. Anche lì rimane però sempre un po' fuori concorso. Anche lì, per usare un suo verso giovanile, fatica ad essere qualcosa d'adatto. Il suo ritratto rimane quello incerto e memorabile, fissato una volta per tutte da Carlo Betocchi in un articolo del 37. Rebora aveva quella particolare rozzezza e timidità che è propria degli spirituali. Uomini dall'inconfondibile accento, dal passo impreciso che non si dimentica. Pure, come scriverà nel Curriculum Vitae, Rebora trova qui, tra i rosminiani, la sua pienezza di vita. Dalla perfetta regola ordinato, l'ossa slogate trovarono lor posto, mentre i diversi piani del reale, una volta distanti, sono finalmente fusi nel mistero cristiano. Gesù amore per me fu gravidanza, scrive, e ancora una volta vediamo che unisce astratto e concreto, questa volta nella dimensione appunto cristiana del Dio incarnato. Solo per obbedienza accetta di scrivere qualche lirica religiosa e solo per obbedienza ripubblica da Vallecchi nel 1947 una silloge di tutte le sue poesie. Scriverà a Contini che Clemente Regora di una volta è morto e seppellito. A poco, però, negli anni 50, avviene nell'anziano Regora ormai una progressiva riconquista di fiducia nella parola poetica. Regora ritrova a poco una ispirazione che è nello stesso tempo uguale e diversa rispetto all'antica. Dirà Pasolini che tra i canti anonimi e i canti dell'infermità, l'ultima raccolta di Rebora, da Rebora ormai sacerdote, sembra passata una sola notte. E per certi versi è vero. Se noi andiamo a vedere, per esempio, il Curriculum Vitae, che è un'autobiografia in versi, poi inserita nei canti dell'infermità, notiamo che si tratta proprio di diverse sequenze, quasi flash cinematografici, in cui il ritmo narrativo è un po' quello dei canti anonimi, come se il poeta guardasse un po' la sua esperienza sub specie aeternitatis, in modo più disteso, più riposato, senza quel furore espressivo e anche espressionistico, come abbiamo visto, del primo Rebora. C'è un passo del Curriculum Vitae molto interessante da questo punto di vista, che allude proprio alla distruzione di tutte le sue carte poetiche e che mi sembra interessante proprio perché ci fa assaporare questo ritmo narrativo quasi sub specie aeternitatis. E venne il giorno che in divin furore la verità di Cristo mi costrinse a giustiziar e libri e scritte e carte. Oh sì che quello fu un gran bel stracciare. Allor che quanto m'eri il più del male ridotto fu a un lacerato ammasso, mi sentii lieve in libertà felice. Dopo aver distrutto tutto, quando tutte le sue carte, c'erano degli autografi di Vociani, c'erano libri, c'erano autografi di sue poesie anche, definito lacerato ammasso, dice Rebora che si sentì lieto in libertà felice. Ed ecco, questo ed ecco viene da lontano, viene dal Dante, in particolare dall'inferno, ed ecco Caronte, ed ecco repentino a me salire dal fondo del fracasso della strada un patetico annuncio a me ben noto,
Ehi, straccivendolo! E l'arrivo dello strascella, appunto. Egli pesta passo per passo all'ultimo scalino. Va in via Tadino, all'ultimo scalino. Ingombra il sacco sopra la stadera, la pesa. Per poco prezzo quella roba tolse. Trovatemi un poeta del Novecento disposto a definire le sue carte quella roba. Qui Rebora veramente dimostra il sacrificio supremo per un poeta. Per poco prezzo quella roba tolse. Il cittadino accender della sera mi ritrovo solo a ripensare il tempo. L'anima mia, posta nell'eterno, mestizia forse, non tristezza colse. Quindi l'anima mia, posta nell'eterno. Rebora, dopo aver distrutto tutto, si trova a ripensare il tempo. Il tempo che per il giovane Rebora scorreva insensato, scorreva secondo i ritmi del ruitore oraziano. Ci scappa via, non lo prendiamo più. Adesso ripensa il tempo. Dinanzi all'eterno, Rebora capisce di aver fatto la scelta giusta, distruggendo tutto, o comunque avendo scelto il vero bene. E l'anima mia, quindi, è colta forse da mestizia, non da tristezza. Qui bisogna riflettere. La mestizia è quella dell'essere umano dinanzi alle inevitabili delusioni della vita. La tristezza va intesa in senso dantesco. Le anime triste sono le anime dannate. Tristezza è il fallimento totale. Rebora non fallisce, conquista tutto, ottiene quella che per lui è la salvezza. Quindi è colto da mestizia, non da tristezza. Nei Canti dell'Infermità scrive poesie interessanti, sono davvero l'estremo grande sussulto di un poeta che pure ha prodotto i frammenti lirici, i canti anonimi, ma qui Rebora tende veramente all'unum necessarium, come se volesse concentrare le parole, come se le parole fossero sottoposte a una sorta di forza centripeta. Prima le parole scappavano di mano a Rebora, scappavano in tutte le direzioni, di qui il suo espressivismo, il suo espressionismo anche. Ora si concentrano. Guardate, per esempio, questa poesia terribile, Ritornare a questo mondo, in cui parla lei l'ha letto, negli ultimi 2 anni l'ha trascorsi a letto, a Stresa, infermo, curato da Ezio Viola, l'attuale padre Viola. Scrive in questo testo dei Canti dell'Infermità: terribile ritornare a questo mondo. Sperava già di morire, sperava già di andare in cielo. Ed è terribile ritornare a questo mondo quando già tutte le fibre erano tese a transitare. Tutte le fibre del mio corpo, dice Rebora, erano tese a transitare, andare in cielo. È terribile tornare qua giù. E il corpo mi rifiuta ogni servizio. E l'anima non trova più suo inizio. Ogni voler divino è sforzo nero. Tutto va senza pensiero. L'abisso invoca l'abisso. Qui l'unica immagine, dal punto di vista stilistico, un po' vivace, è lo sforzo nero. Tutto il resto, compresa la citazione agostiniana, l'abisso invoca l'abisso, è invece estremamente concentrato. Ecco, la novità dell'ultimo Rebora è stata ben definita da Giovanni Raboni, una novità tutta verticale. La parola è sottoposta a un processo di semplificazione, disponendosi, scrive Raboni, nel senso naturale che il pensiero assume quando diventa preghiera. Ecco allora che la violenza che si esprimeva nel primo Rebora in grandi strutture metriche e sintattiche, in grandi sistemi metaforici, in grandi architetture di suoni, può essere sostenuta ora e come rappresentata da una sola parola, un solo aggettivo, da un solo scatto o scarto grammaticale, da una sola torsione metrica. Nel silenzio che,
pronunciato li circonda, essi colpiscono la fronte del lettore come una sassata, come un meteorite scagliato dallo spazio. Così Giovanni Raboni. Proprio dal letto della malattia, Rebora sprigionava più che mai gemme di sapienza e verità, che sono state raccolte nel diario del suo infermiere, l'attuale padre Ezio Viola, che è ancora vivo e vegeto, vive a Stresa, nel collegio Rosmini. Una di queste perle che Viola ha raccolto da padre Rebora, la voglio leggere per chiudere questa conversazione. Quanta profonda sapienza cristiana nell'Ave Maria. Nel Nunc si risolve tutta la nostra vita religiosa. Se fossimo perfetti nel Nunc, avremmo risolto tutti i nostri problemi. Solo il Nunc è in mano nostra, e quindi anche l'ora mortis, che diventerà così l'ultimo nostro Nunc. Come si vede, in questo Nunc Rebora ritrova alcuni concetti forti che aveva già proposto. Vedremo l'analisi della poesia Al tempo che la vita era inesplosa, dove Rebora parla della persuasione, questa adesione al mondo, alla vita. Ma in questo Nunc il fatto non annulla più la parola, come avveniva nella poesia del 26, versi. Il fatto asseconda la parola, il verbo, il logos, la parola che ha senso. Il fatto diventa amico e fratello di questa parola, perché nel Nunc è il perfetto amore, la perfetta persuasione di fatto e parola.